Bentornati nel canale delle Burneo. Partiamo dalla schermata su MyClub PES 2019 degli ultimi risultati. Allora, ho le statistiche che ormai sono andate a farsi friggere. E queste sono le ultime 5 partite, cioè. Anzi, facciamo un resoconto dai delle ultime 20. Allora, perdo 2-0, vinco 1-0, perdo 2-1, perdo 2-1, vinco 2-0, perdo 2-0, perdo 2-1, vinco 3-1, pareggio, vinco 3-1, vinco 1-0, perdo perché mi sono disconnesso e mi sono rotto i coglioni, vinco 5-0, vinco 2-1, perdo 1-0, vinco 4-0, queste le ultime 5, mi pare. 4-0 vinco, pareggio, 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 cioè tre pareggi di fila strassada, e vinco perché l'avversario si disconnette 3-0. E le mie statistiche sono queste, ma dopo l'ultima volta che mi hanno fatto cacao della squadra, cioè 39.1, cioè ho più go, 1,73 di gol subiti e segno un gol e mezza partita, non ne vengo fuori, e 5,58 di valutazione, cioè sono in divisione boh, 5. Ecco, questi sono i punti settimanali che mi ha dato fino adesso, cioè 5, non me ne ha dati altri. Sono classi in divisione 5, sì, ma non mi lascia giocare mai in maniera cioè, normale. Beh, giochiamo con la 5 stelle. Non mi lascia più giocare in maniera dignitosa, insomma, cioè. Poi, vabbè, cioè, ho staccato una partita nelle ultime 20 e ho ancora valutazione cortesia B. E non mi lascia in nessuna maniera, cioè sono 5, sì, sono 6 partite di fila che non stacco perché non mi ha fatto più girare le palle. In nessuna maniera mi toglie via valutazione cortesia B. Ho scritto alla Konami dicendo: ma scusate, dopo quante partite ritornerò ad avere valutazione cortesia A? Ma dipende, mi hanno risposto: dipende da vari fattori, ma logicamente se lei stacca. La valutazione cortesia non torna a B. Deve giocare le partite. Mi ha scritto MyClub, classificate, robe così. Cioè, più ne gioca e più migliorerà la valutazione cortesia. Sì, neanche loro, cioè loro hanno creato il gioco, non lo sanno. Dopo quante partite, cioè, lasciamo perdere, guarda. Lasciamo proprio stare, guarda. Cioè, qua mega da tutti rotti, tanto per cambiarlo. Cazzo so di fare ormai, ho fatto un casino, aspetta un attimo. Esatto, così. Mané, mettiamo Cruyff e mettiamo Roberto Firmino. Io ho riso con il solito 4-4-2 che mi sta sul Katzinger, però io a sto punto, sai cosa ti dico? Marcatura le mettiamo. Anzi, neanche li aspetto, metto solo le avanzate in difesa, metto difensivo Carvajal e difensivo Sergio Roberto, capitano Modric, lunga Modric, corta mettiamo Cruyff, spalla punizione, Eo, triangolo a sinistra, Modric, destra Modric. Rigorista, Cruyff, giocatori in attacco, mettiamo solo le punte qua. Cioè, Mbappé è proprio inguardabile, ma è Haaland, dai. Perché i difensori non voglio che vadano su, perché ho notato che quando li metto che vanno a saltare di testa, se ti ciavano la palla e fanno il contropiede e non hai un difensore centrale, ce l'hai nel vaso. Cioè, non hai due centrali, in qualche maniera uno dei due fa una bua, cioè. I terzini che tornano, l'unico difensore centrale che resta fa la bue ala e ti ciappi il gol. E impostazioni sono sempre quelle là, insomma, base base, poi semi assistito e l'ultima voce sotto assistenza compagni ho messo manuale, nel senso che me li sposto io quando difendo i movimenti dei giocatori. Abbiamo letto un po' di preoccupazione sui volti della terna arbitrale durante il controllo del manto erboso. È comprensibile. Il terreno è scivoloso a causa della pioggia e stasera non li attende certo un compito facile. Questi
Questa piccola meraviglia ospita il Santos fin dal 1916, pochi anni dopo la sua fondazione. L'arbitro ha già dato il via al cronometro. Ci sono molti buoni giocatori in campo, ma un nome spicca sugli altri. Sì, è quello di Ronaldinho, Fabio. Ha una tecnica senza eguali, unita a una visione di gioco e a un'attitudine per la giocata d'effetto davvero notevole. È una leggenda, con il vero senso della parola. Ed è anche una fortuna poterlo vedere giocare oggi. Modric ha la possibilità di andare verso la porta. Pallone alto nello spazio. Poteva essere un gran pallone. Spiegatemi questa. Cioè, io sto andando per tirare di testa, l'uomo se ne va. Vabbè. Cioè, si fa Jordi chiudere. Vabbè. Ronaldinho. L'ampiezza del gioco sembra essere una caratteristica importante della loro manovra. Sì, assolutamente. Cercano di allargare il gioco per stanare la difesa avversaria, disunirla e creare gli spazi in mezzo. Hanno ragione, perché per quanto tu sia bravo, non è facile passare. Non ho guardato le statistiche, ma già immagino che non sia un fenomeno questo. Perché per farmi ste cagare qua, guarda. Mbappé. L'ho già visto. Vieira. Insulte Varegem. Si riappropria del pallone, può reimpostare il gioco. Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Mbappé. Prova la giocata nello spazio. Niente, miei, sempre quel poco. L'arbitro non ha dubbi. Pallo. Calcio di punizione. Via porto. Super parata su conclusione molto angolata. Gioca con un pallone lungo. Peccato. Hanno evitato il peggio anche se erano in inferiorità rispetto agli avversari. Bravi. Virgil van Dijk. Cruyff. Cerca spazio. Prova il filtrante. Ah, va in cura, Firmino. Guarda che ne botto se fa autogol. E si sono conquistati un calcio d'angolo. Modric la metterà in mezzo. Occhio ai saltatori che sono arrivati. Tocca con la testa. Ha fallito una clamorosa occasione. Chissà cosa gli passa ora per la testa. Errori come questi lasciano sempre il segno. Bravo, grazie. Cerca un compagno. Può andare in rete. Oh, gran palo. Mazza. Piuttosto non vedevo a Pompeo, no. È uscito di un nulla. Aveva fatto tutto molto bene, tiro compreso. È stato davvero sfortunato a prendere il palo. Ronaldinho. Mbappé. Cruyff. La mette sulla sinistra. Vuole il lancio filtrante. Prova la soluzione in fascia. Mbappé scatta verso il pallone. Pericolo! Dembélé. Mbappé. Dembélé. Cerca il passaggio profondo. Il pallone per Neymar. Ronaldinho. Vuole la profondità. Ha spazio sulla fascia. La butta in mezzo. Dembélé. Non sono riusciti a trovare lo spiraglio giusto per entrare in area. La loro azione si conclude qui. L'appoggia sulla fascia. Cerca un compagno. Prova la giocata nello spazio. Raffaele, ma dai, ma sempre anticipato un attimo. Cruyff. Mbappé. La gioca a sinistra. Prova la conclusione. Grande parata dell'estremo difensore. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto.
Sergio Roberto cerca spazio. Cruyff. Larsen. Dembélé. Cruyff. Mbappé cerca di sfruttare gli spazi laterali. Può cercare il taglio in mezzo. Cerca lo spunto. Mbappé. Cioè, ma fallo? Ecco Cruyff. Riceve in ottima posizione. Ben fatto. Ed ecco che arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo. I 22 in campo che si schifo, dirigono verso il tunnel che portano in vedete che partita che mi fanno giocare, Sam, dai. Si ripartirà dallo sarei più curioso di vedere le statistiche adesso qua, vado alla merda. 0-0 alla fine del primo tempo, tutto ancora in bilico. L'azione è già ripresa. E dopo l'intervallo il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Si ricomincia dal portiere. Virgil van Dijk. Apertura di gioco sul fronte opposto. Rakitic. Ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione offensiva. Cerca un compagno. Ma che cazzo. Regolare, dunque calcio di punizione. L'arbitro lo richiama in modo deciso. Ancora una scorrettezza e gli mostrerà il cartellino. L'arbitro l'ha avvisato, ora non può più permettersi di fare falli azzardati se non vuole beccarsi un tiro di merda. Deve fare molta, molta attenzione. Avversari forse un po' troppo prevedibili, ma la difesa non perde un colpo. Buon lancio. Occhio, Alisson dice di no. Ciao, io non ho parole. L'intervento del portiere. Non ha sbagliato nulla. Ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Allan controlla la palla e inizia ad accelerare. Mbappé. Ronaldinho allarga il gioco. Neymar, bel pallone. Gran colpo di testa. Niente da fare, ha perso una buona occasione. Mbappé. Allan sulla destra. Allan. Ma che cazzo gliel'ha messa, scusate. Larsen. Ecco Roberto Firmino. Mbappé. Si libera la grande. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Il fallo è stata la conseguenza di una situazione di estremo pericolo. La difesa era scoperta e bisognava provare a fermare le azioni in ogni modo. Cruyff andrà a cercare i saltatori in area di rigore. Alza lo sguardo per controllare il piazzamento dei compagni. Bello. E il portiere la fa sua. Bello. Rakitic. E il tentativo finisce con un nulla di fatto. Provano a partire in velocità. Prova il filtrante. Cruyff finisce in offside. Beh, questa volta è stato colto in fuorigioco, ma è nelle sue caratteristiche provare. Beh, lo rigira intorno praticamente. È un autentico animale d'area di rigore. Continuerà a provarci finché non ci riuscirà. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Mbappé. No, ma mio caro adesso, non ce ne preoccupare. Se ne va. Dembélé. Ha sfruttato il suo estro per liberarsi per il tiro. Poi non è riuscito a calciare come voleva, secondo me. Ronaldinho. Il Santos piazza i suoi uomini tutti alti. Cioè, ma dai, si rincoglionio. Sì, cercano l'occasione per ripartire in velocità e arrivare subito in porta. Anche per questo motivo concedono campo agli avversari. Incornata! E il portiere ci mette una pezza. Cioè, ma ho già visto i giocatori che ha lui, cioè, è una presa per il culo devastante. Cioè, ho già visto i giocatori. Si sbagliava Fabio. Cioè, guarda la difesa, 89. Cioè, e non è fondare in porta, Fiori. No, guarda. Una presa per il culo del genere, non l'ho mai vista. Fiori.
Mai visto una tutta dal culo del genere. Cioè, i Mino. No, 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 refa. Noi refa proprio andare in porta. L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco. Il mister vuole cambiare qualcosa. Il Santos decide per una doppia sostituzione. Con due uomini diversi contemporaneamente, il loro sistema di gioco subirà qualche modifica. Cruyff prova a prolungare. Ma perché ti gara mette la piana? Basta, mi ha rotto il Riceve cazzo. largo Ronaldinho. Prova la giocata nello spazio. L'idea era buona, ma non è riuscito a trovare il compagno giusto. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Ara? Sapevo chi fosse la bueada. C'è spazio, occhio! Se l'ho detto. Mbappé! Se l'ho detto. Era vista. Questo Io punto può essere aspettava. Io europeo aspettava. l'episodio Io decisivo. aspettava. Io Sono aspettava. Fino stancato, sia dello all'ottantesimo se ne è scambio, avanti. questa Con sto grande tire occasione. moa de Vediamo cosa merda. succede alla Guardate, cioè, ho Giroud. messo solo tre persone in attacco. Che sbaglio è andata su tutta la squadra. Palla in out, Guarda con ci chi che sarà rimessa perdo, po', laterale. dai. Dejan Stankovic. Jorkaeff. Si trovano a inseguire, Ma ma non niente, trovano li spazio da sbagliano creare. sempre l'ultimo Bisogna passaggio. riordinare le Cioè, idee, quando io sono in fase concentrazione e offensiva, mi disciplina. deve cappellare il passaggio. Decidono di giocarla all'indietro. Jordi Alba. Gullit. Prova la giocata nello spazio. Giroud. Gullit.
Aspetta, li devo far vincere. È quello il fatto che mi giri i coglioni. Li devo lasciare vincere. Perché non posso fare un cazzo. Forse nemmeno si accompagna. Vabbè, crossa, tira, fa che cazzo che ti vuoi. Dimmi che cosa ha fatto. Ha tenuto la palla tutto il tempo. Ha fatto melina tutta la partita, sto testa di cazzo. Adesso non è andata esattamente come si aspettavano, ma non c'è alcuna ragione per perdere la testa. C'è tempo per rientrare in partita. Nemmeno il tempo di concludere l'analisi e siamo già nel secondo tempo. Lo Sulte Varegem, ancora un tempo davanti, nulla è perduto. Bella parata! Cazzo, ma dai, me l'ha presa per il culo. Mi sono stufo, io lo disinstallo, mi sono rotto il cazzo, ma al 20 neanche non lo compro. Che se lo mettano nel culo. Soluzione in fascia. Cross di Dybala. Palla allontanata senza troppi complimenti. Dejan Stankovic allarga il gioco sulle fasce. Pallone alto nello spazio. Pericolo. Prova a fare tutto da solo. Prova la giocata nello spazio. Giocatore colto in posizione irregolare. Ottima chiamata. Era davvero difficile vederlo questo fuorigioco. Hanno già riconquistato palla. Decide di sfruttare la fascia. Se ne va. Può calciare la rete. Attenzione al tiro. Tieni, deficiente. Così si gioca, no? Come giocate voi. Cazzo. Così si gioca, no? Con le cagate che fate voi. Tocchettini, 800 ore, farmelina. Si riparte di nuovo in parità. Beh, direi che questa partita vale tutto il prezzo del biglietto. Prova filtrante. La palla non è passata, poteva essere un'ottima occasione. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Continua ad avanzare verso l'area. Numero! Da lì può crossare. Cross. Di cambiare atteggiamento in fretta se non vuole essere sanzionato. Prova a passare con un pallone profondo. Passaggio intercettato. Partey sceglie tocco corto. Ecco il traversone. Colpisce. Cioè, Fiori, questo gol qua è la proprio la presa per il culo più allucinante che abbia mai visto. Cioè, ditemi adesso come cazzo è possibile che non c'era nessuno, ma guardate che roba. Ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto. Sono in vantaggio di un gol. Ci hanno messo un po', ma se lo meritano. Ora non devono mollare fino alla fine. Rafael Varane. Jordi Alba. Partey. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Gullit sul pallone. Prova la giocata nello spazio. Faccia a faccia con l'estremo difensore. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Manolas. Sulla fascia in profondità. Meglio in questa circolazione della palla. Che tentativo! Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Bello, no, giocare così. Bellissima. Feisa. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Tutto è così, Fioi. Tutto è così. Almeno questo avrà 40 partite. È mancato però un pizzico di fortuna nei momenti cruciali. E succede adesso, qua è successo adesso quando hanno messo il gioco gratis. E mi hanno fatto perdere tonnellate di partite così. Capito? Così. Con sta gente qua. Costi qua. Ma io non capisco. Ma falli giocare con quelli che... Perché non ti fanno giocare in base alle partite che hai, cazzo? Se me la devi scriptare perché ha 12 partite, non mi fare giocare con sta gente. 10 ne ha. Cosa ti ho detto? 10. 10 partite ha. Cazzo. Partita, dopo cancello tutto, mi sono rotto il cazzo.
Cancello tutto, me le salvo le squadre per giocare col mio amico quando viene, ma cancello tutto. Cancello tutto, mi sono rotto il cazzo. Cancello tutto, saranno contenti. Quando ascolteranno questo video, i cari signori della Konami, che sappiano che mi hanno fatto cancellare loro il gioco. Sì, perché non puoi? Non puoi con una squadra del genere. Capito? Guardate che squadra che ho. Non puoi con una squadra del genere perdere 2-1, robe del genere. Fie. Non posso avere tutti sopra il 90. Tutti sopra il 90 e vi erano. Cioè, tutti quasi tutti sopra il 90 o 90 e perdere in queste maniere qua. Con lo script, con la gente che va a caso. Dai. Dai. E allora, cioè, io l'ho già detto anche per email. Non serve, se non volete che gioco più online, scrivetemelo per email, scrivetemi. Non vogliamo più vederti giocare online perché hai detto che il nostro gioco è una merda e io non gioco più. Faccio un bel video, scrivo Konami mi ha scritto. Tanto ormai si è capito, si è capito. Non serve che neanche mi scrivete, l'abbiamo capito. La valutazione cortesia B, a B me la lasciate B per sempre così gioco con gli scarti che voi vi stanno sul cazzo. E le partite sono tutte truccate. Mi avete messo un bello script fisso lì sul mio account. Fisso proprio lì sul mio account che vi ho dato. Me l'avete messo di bello grosso, bello sottolineato. Questo mettetegli scritto a vita che perda sempre. E ogni tanto magari lasciatelo vincere perché così magari così non rompe più tanto le balle. Fatevi vincere 2-3 partite ogni tanto. C'avevo 700 e passa fino qua. Di valutazione mi hanno fatto fare 15 sconfitte di fila, 15 fe 15 da 700 sono guardate dove sono finito 5 536 sono stato un mese senza giocare ero rimasto a 589 me ne ha ciavati in altri 50 no voilà poi gli scrivi e loro ogni volta che gli scrivo se la ridono ah quello ci scrive che adesso la valutazione non gli va più su ah. Oppure gli scrivo come mai che sbaglio perdo sempre ah, impara a giocare mi rispondono. Andate a cagare, ci gioco che avevo 15 anni a sta merda, ne ho 40 adesso. E poi guarda qui, punti settimanali zero, mi pare logico, ma io mi domando, ma neanche non ci voglio neanche più giocare. Non ci voglio neanche più giocare, non ho più voglia nemmeno di giocarci, poteva. 149, vi ho detto, è inutile, è inutile. Cioè la gente, quando le cose sono gratuite, ricordatevi che fanno sempre da cagare. Quando una cosa è gratis, non è mai quello che deve essere. Adesso il gioco è gratis, se ne stanno stracciavando il cazzo, hanno messo lo script a chi aveva 70.000 partite e che devono vincere sempre gli altri. Perché fanno vincere secondo voi quelli con 140 partite? Vediamo se ci arrivate. Perché fanno vincere quelli che hanno preso la versione gratuita? Vediamo se ci arrivate. Per invogliarli a comprare quello nuovo, no? Perché dicono che Sparo vinco sempre, sono forte, vincerò tutto, capito come funziona? Per invogliare la gente a comprare quello nuovo, quello gratis, 19, le fanno vincere tutte. E dicono speriamo che la gente per invogliare, no? Hanno fatto Caigo, dicono siamo fortissimi, comproviamo anche sul 20. E dopo vengono castigati però. Perché dopo viene fuori la verità, non è che. Ma guarda questo. Cioè guarda che roba. Cioè, ditemi se Modric, se è possibile che lascia scorrere la palla in sta maniera. Guarda con chi sta già giocando. Salah, Cristiano Ronaldo la gioca a sinistra. Un fallo mai. Un fallo mai. Se ne va. Cosa bella parata. È in posizione per il cross. Prova a tagliare sul secondo palo. Passaggio intercettato. Hazard.
Modric. Sergio Ramos. Cerca un compagno. Ha la possibilità di andare verso la porta. Può andare al tiro. Colpisce il pallone. Yeah. E c'è il gol dello Zulte Waregem. Questo è un errore quasi incomprensibile per giocatore molto bravo. Un altro calcio d'angolo. Si salvano con la traversa. Al cazzo. Gli avversari possono solo prendere il numero di targa a questo punto. Calcio d'angolo battuto benissimo. Colpo di testa preciso. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. La gara sembra per il... Sono finiti i primi 45 minuti. Squadre negli spogliatoi. Palla contesa e recuperata. Cercano l'azione veloce. Prova la giocata nello spazio. Riceve in conclusione. E hanno segnato ancora. E con un vantaggio di 3 gol. Ecco, questa sarebbe la partita vera. E questa sarebbe la vera. Non sto neanche giocando. Cioè, che sono veramente scazzeggiato. Perché sono veramente amareggiato da tutto quello che mi fanno, con quello che mi fanno fare. Questo gioco di merda, cosa che mi sta facendo fare pur di farmi perdere, vanno. Chiudono tutte le linee di passaggio. Fa avanzare l'azione sulla fascia. Ottimo dribbling. Vuole la profondità. Ecco il traversone. Mané! La sfera entra in porta. E sembrano davvero non volersi fermare. Cioè, sto giocando, no, smonato di più, perfetto. Proprio tanto perché devo giocare. C'era scritto basta spingere. Ottimo, mi fai pausa e mi flashi cosa che stai perdendo 4-0, cosa posso farti? Il portiere non ha potuto fare niente. Dovrebbe essere sempre così, invece io sbaglio, perdo tonnellate di partite per il cazzo. Una vittoria ottenuta con tutte le caratteristiche giuste. Per Tavernello, ragazzi, fa 4 fischioni. Ha funzionato tutto. Ha funzionato tutto cosa? Cosa ha funzionato? Dai. Bravi. Cioè, mi hanno fatto perdere 2 partite di fila per farmi ritornare a 5 punti. Ma non gioco più. Non gioco più, cancello tutto. Questo è l'ultimo video su PES 19. Fine. Finiamo con... dicendo che sto gioco fa proprio cagare, cioè, ma non è il gioco che fa cagare, è la, sono le la maniera in cui Konami tratta gli utenti che fa cagare, non è il gioco che fa schifo. 150 partite, divisione 12. Allora te blocco anche, capito? Perché tu fai un filotto da 5 che non perdi, capito? Dove cazzo è? Da qua, vinto, fai 1, 2, 3, 4, 5 partite che non perdi e poi ti fa perdere 1-0 e 2-1, vi ho fatto vedere come. Perché? Perché il gioco è così, Fiori. Il gioco è fatto così, devono vincere tutti e tutti lo devono prendere nel culo. Però logicamente lo prende in culo chi? Chi lo prende nel culo? Chi ha giocato tantissimo. O chi ha avuto... È logico però che... Però, capite, io non posso avere 1142 partite e avere 545 di valutazione. Avete capito? È lì lo sbaglio grande. Perché? Ma non per colpa mia che non so giocare. Perché mi hanno fatto fare 15 sconfitte consecutive a novembre. E mi hanno riportato a 400 di valutazione. Quindi con l'uscita di PES Lite è come se io avessi ricominciato a giocare da zero. E dopo non bastava quello, sono rimasto sempre intorno a 700, 720, 730, così fino a maggio, no, di più, era maggio, giugno, perché dopo mi hanno bloccato tutto agosto, perché ho fatto fino ai primi di luglio, e dopo basta, il vuoto. Dopo hanno messo il gioco, quando è uscito il gioco gratuito, mi hanno stroncato di brutto e mi hanno fatto perdere a manetta. Perdo sempre così le partite quando gioco. Un turno all'ora. Se io vedo già che la partita non riesco nemmeno a tirare in porta, io lascio perdere, mi faccio fare 3 gol, chiudiamola velocemente, che sia finita, tanto godo a perdere, perdo e via. Cioè, tante volte per quello stacco, perché mi rompo il cazzo. Cioè, cosa devo giocare? Tanto so già che devo perdere.
Vabbè, questo era tutto per il canale delle Burneo. Fiori, mi dispiace, ma mi sa che il prossimo anno non ci sarà. S Vi dico, solo se me lo regalano vi porto le partite, ma lo giocherò su un account diverso, non gioco più su questo. Giocherò su un account, mi creerò un account nuovo e se me lo regalano giocherò PES 20 sull'account nuovo. Non esiste, non gioco più qua. Perché me l'hanno bombardato questo account, mi hanno distrutto. Mi hanno fatto fare, vi rendete conto, in una stagione mi avranno fatto. Allora, delle partite che ho, io vi dico già quante più o meno sono scriptate. Poi PES League vi ho fatto vedere, cioè in PES League più delle volte facevo benissimo, non benissimo ma bene. E allora ho 446 vittorie, 201 pareggi. Allora, di quelle 495 sconfitte, io vi dico che almeno il 50% di quelle partite sono scriptate. Sì. Sì, almeno 240 partite le ho perse perché hanno deciso la CPU di farmi perdere. Cioè, dovete aggiungere, non dico vittorie, ma sappiate che io di sconfitte, realmente, se fosse onesto sto gioco, ne avrei 250 al massimo. E forse avrei 600 vittorie. 600 vittorie, 200 sconfitte, 200 pareggi sarebbe giusto. 6, 8, 10, sì, 1100 rotti, vabbè, più o meno. Così sarebbe giusto, avete capito? E invece niente, niente. Ah, e questo era tutto per il canale delle Burneo. Se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace e ricordatevi che la verità va detta, perché se state muti continueranno per sempre a farlo. Ciao ciao.